Ora c'è Storm, mostro di Loch Ness. Ma prima di spiegare, dobbiamo fare un po' di chiarezza per chi non sapesse come stanno davvero le cose. Ti spiego tutto dopo la sigla. Partiamo da Storm Area 51. Ne avevo già parlato nel mio precedente video, ti lascio il link qui sopra e sotto in descrizione. In poche parole, un tizio di nome Jackson Barnes su Facebook ha organizzato l'evento di invadere l'Area 51 ed ha fissato come giornata prestabilita il 20 settembre 2019. Mai si sarebbe immaginato di arrivare ad ottenere 1 milione di partecipazioni. Il bello è che 1 milione di partecipanti lo aveva ottenuto circa 2 settimane fa. Ora manca poco per arrivare a 2 milioni. Ha infatti superato 1.900.000 adesioni. Come ha dichiarato più tardi, rivolgendosi al governo degli Stati Uniti, il suo era solo uno scherzo per ottenere like su Facebook, e non intende più portare avanti quest'idea che gli è sfuggita di mano. Inutile dire che l'Area 51 è una base segreta, molto segreta, americana, nella quale si dice siano custoditi velivoli alieni ed esseri extraterrestri. La sua invasione, appunto, ha lo scopo di scoprire la verità. Ma sull'onda del successo di questo evento dal sapore clickbait, è nato anche lo Storm Mostro di Loch Ness. Nessie, stiamo arrivando. Non puoi più nasconderti. Ed anche questo evento sta ricevendo un po' di partecipazione. Dico un po' perché se 2 milioni di persone il 20 settembre si ritroveranno in Nevada, mi chiedo in quanti possano ritrovarsi il giorno successivo anche sulle rive del lago di Loch Ness. L'evento è organizzato infatti per il 21 settembre. In confronto a quello dell'Area 51, questo sembra un flop, perché, al momento in cui sto scrivendo, ha raggiunto solo le 44.000 partecipazioni. Visto che in Nevada le richieste di prenotazione hanno fatto il tutto esaurito nel giro di pochi giorni, mi viene da chiedermi quanti altri Storm in aree turistiche, sfruttando magari la scusa di qualche mistero, verranno organizzati anche in futuro. Sinceramente sono attratto dal mistero, ma pretendere di entrare nell'Area 51 in tanti mi sembra assurdo. Penso che i militari americani sapranno come difendere l'area. Dall'altra parte, il mostro di Loch Ness ha sempre gabbato da centinaia di anni tutti coloro che lo cercavano, e sinceramente mi auguro che faccia lo stesso con coloro che forse andranno a partecipare all'iniziativa. È facile mettere un like ad un post, molto più difficile ed impegnativo è prendere un periodo di ferie dal lavoro, prenotare un aereo, una camera d'albergo, organizzarsi con tutte le incombenze che comporta un viaggio, spendere dei soldi quando i soldi ce li hanno in pochi, solo perché qualcuno crea un evento Storm qualcosa su Facebook. Invece che rompere le palle ad un mostro che vive in quel lago da qualche milione di anni, perché non organizzare uno Storm sotto la casa di qualche politico ogni volta che promette qualcosa e non lo mantiene? Altro che 2 milioni di adesioni. La cosa difficile sarebbe che, nel caso dei politici, gli Storm sarebbero almeno 2 o 3 al giorno e sarebbe davvero difficile seguirli tutti. Bene, ti ringrazio per avermi seguito sin qui. Se il video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale. Se pensi che il mostro di Loch Ness debba essere lasciato in pace, iscriviti al canale. Se pensi che esistano gli extraterrestri, iscriviti al canale. Uno Storm saluto da Lucoral.